Buonasera, 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 buonasera. Mauro Twitch, Mister Destino, a Vaff Simo, a una ragazza qualunque, a Landone, a MacRage. Buonasera, ben arrivato. Che ha lo sfondo. È un po' Quanto colorato. volete che chiacchieriamo stasera? Che io ne ho. Oggi così, Commesso l'errore di approfondire le cose e ho cliccato del. E io non devo mai cliccare, perché poi se clicco. Cosa clicchi? Cosa clicco? Buonasera. Buonasera. Welfare. Buonasera, Magico Bue, ben arrivato. Ben arrivati tutti, insomma. Ci volete oggi, io ho tutta una serie di argomenti che mi viene mal di testa a pensarci. E quindi mi farò dell'aria. Ah, l'aria. Con quelli io non so più vivere. Meno male che i ventagli giapponesi sono di plastica e pertanto sono infine, non si rompono, perché io non posso più vivere senza i ventagli Secondo giapponesi. me, considerando la sensibilità dei biglietti, li hai appena rotto le orecchie a tutti. Succede. Buonasera, Marchoff. Immagino mi sia perso una bella discussione poco fa. No, non ho neanche iniziato, Marchoff. Sono appena iniziato, appena cliccato. Buonasera. Allora. Di cosa parliamo? Poi domani parliamo del martedì. Che poi vi racconto il martedì, approfondisco ancora un paio di cose, poi domani magari parliamo del martedì, ne parliamo giovedì. E oggi invece parliamo della bandiera, no? Dei colori che mi circondano con allegrezza. Vi raccontavo un po' dell'altro ieri, peraltro, lo raccontavo, non è che sia successo un anno fa che poi vi siete No, dimenticati. perché non Ieri, è se giugno. c'eravate e non avete la memoria di un pesce rosso, fino a ieri ci possiamo arrivare. Vi raccontavo che è arrivata una mail ai partner Twitch che diceva: "Ah, giugno è il mese del Pride, pertanto ti invitiamo a fare il tutto con Pride. Noi permettiamo di sbloccare l'emoticon, tu puoi streamare col tag Stream with Pride, eccetera, eccetera. Se vuoi fallo, ti invitiamo a mettere il tag nel titolo, eccetera, eccetera." Va bene, buono sapersi. Poi l'altro giorno sono andato perché non ricordo più come era scritto il tag, no? Quindi sono andato a cercare la cosa di Twitch nelle notizie per i partner di Twitch e diceva: "Siccome sta succedendo un casino nel mondo, abbiamo eliminato ci sembrava poco carino fare le emoticon gioiose del Pride col fatto che dall'altra parte si ammazzano i neri e quindi questa cosa è sospesa, suppongo, fino a che non si calmeranno le acque." Loro ci sono, li si possono fare, le sto facendo io in chat adesso. Ci sono le emoticon. No, sbaglio, un giorno. Va bene, Due Twitch, giorni. cose di Twitch. Cioè, ci sono tre varianti da quanto sto vedendo io. Va Adesso la sto bene. condividendo così la chat le vede. Però voglio vederle anch'io. Aspetta, che adesso apro la live e così le vedo. Aspettate, che adesso. Non Vabbè, mi tanto dire vado di avanti. E ho chiudere. detto va bene. Poi oggi. Ho detto, bah, mi piacerebbe fare qualcosa di un po', insomma, che non fosse soltanto il titolo sotto. Che è un po' così, un po', dici, non lo vedi mai più, no? Il titolo sotto. E ne vedo una. Cosa c'ho? C'è la possibilità di aggiungere un corno da unicorno colorato, il ventaglio o una piuma. Ma non vedo dove mi ha messo, ma me l'hai messa in bocca la piuma. E la piuma si può mettere solo sotto, non si può muovere. Me l'ho messa con la GIF, quella Oh my God, così sembra che ti stanno mettendo una piuma sotto al naso. Va bene. Il ventaglio è quella più carina, Fammi vedere il ammetto. Che è ventaglio. sopra. Non lo vedo perché non avevo ancora aperto la live qua. Aspetta, che adesso te la rimetto. Rimettili il ventaglio Arrivo, che. arrivo, arrivo. Comunque, stavo Eccola. dicendo intanto Eccola. che. Va che bello che sono col ventaglio. Copre tutta la faccia, purtroppo, il ventaglio. Nascosto dietro il ventaglio perché sono timido. No, perché Come c'è vedete, dal caldo. fatto che è un'enorme bandiera. Comunque, ho detto, cosa posso fare in carità? Potrei mettere lo sfondo colorato. Poi ho detto, ma lo sfondo colorato poi mi toglie lo sfondo giapponese che invece mi piace. Allora potrei fare come su Facebook quando ti mettevi la bandiera sulla faccia, no? Ho Sì. detto. Poi mi sono messo la bandiera sulla faccia ed era orribile che era sulla faccia. Insomma, non è, sembra fisso a un effetto animato, sembra che ci sia una tendina davanti. E allora l'ho messa tra me e lo sfondo, no? E qua ho aperto il vaso di Pandora.
ho aperto il vaso di Pandora della bandiera, perché quando dici metto la bandiera, che bandiera metti? Ce ne sono 7 milioni e mezzo. Perché ogni sottocategoria della community, i non eterosessuali, mettiamola così, a ognuno c'è la sua bandiera. Va che sti LGBT, come Sheldon Cooper, cacchio, fan with flags, santa pazienza. E ognuno c'ha la sua bandiera, giustamente anche, e il problema è che, come, quale metti, quella che ti senti più vicino? Ma non lo so, non sono una corazzata che devo mettere la bandiera sopra, metto la bandiera pirata io, che devo mettere questi colori. Comunque, allora sono andato a cercare, ho approfondito la meraviglia che è le bandiere LGBT, che ognuno ha fatto una bandiera diversa, e poi la cosa che mi ha fatto molto molto ridere, cioè molto molto ridere, sì, mi ha fatto ridere, ammettiamo, mi ha fatto ridere, è che i colori hanno un significato. E dici, va bene, ci può stare, avranno un significato... No, chi fa la bandiera decide qual è il significato del colore. E tra le bandiere i colori sono diversi, capito? Non è che sono... il viola vuol dire sempre la stessa roba. Il viola vuol dire quel che ha detto l'omino che ha fatto la bandiera. Io ho messo l'azzurro canarino perché simboleggia il calcagno, ho messo il verde che simboleggia la banana e ho messo il fucsia che simboleggia mia cugina Antonio. Non so, ognuno ha i suoi significati. Se andate a googlare questa cosa è molto bella e dici, ma perché il rosso qua vuol dire una roba e di là vuol dire un'altra roba? Allora ho cercato questa qua, perché vedete alle mie spalle la bandiera più inclusiva possibile, perché hanno infilato da un lato, no, dall'altro lato, hanno infilato da un lato degli altri colori, che sono i colori della bandiera queer, che sono il rosa, l'azzurro e il bianco, e il nero e il marrone per simboleggiare le diverse sfide che affrontano le persone LGBTQ+ di colore. Ok? Quindi si hanno infilato a forza con la freccia, no? E molto ridere, ma questa cosa non lo so. Non so cosa sia inerente al discorso, ma la butto lì, però mi viene in mente la serie di RuPaul, che non ho visto. Dove dovrebbero essere i simboli mondiali? Pensavo l'idea dello scopo di questa maniera fosse quello. Sì, sono mondiali, è che in tutto il mondo il rosso vuol dire... non mi ricordo cosa vuol dire. Ho letto, ma ogni cosa aveva i suoi colori e i suoi significati, e quindi ho lasciato perdere. Sì, adesso io sto guardando le bandiere perché volevo mandare un link... così, per chi non è esperto, si vede un po', si cerca la sua bandiera, mettiamola così. Ma porca miseria, la bandiera dei demisessuali hanno girato quella degli asessuali, poveretti. hanno cambiato l'immagine. Io il massimo rispetto, ma mi chiedo se tutti questi simboli non credo confusione, divisione, anziché inclusione, come dovrebbero? No, è un problema di identità, non è un problema di inclusione. Perché i problemi in queste cose qua, i problemi li devi affrontare in un certo... che non è detto che sia fisso, ma in un certo ordine. Ok, hai un problema inizialmente di visibilità, cioè esisto, due, mi congrego con qualcuno sotto, in questo caso simbolicamente sotto una bandiera, per dire faccio parte di questo gruppo, non sono solo, e cioè ci sono, è un concetto più ampio, anche perché poi ci sono tutta una serie di ha un senso le diverse bandiere, perché anche all'interno della comunità LGBT, insomma, bianca, tutte queste lettere ogni volta, il tuo codice fiscale tutte le volte, esatto. Ci sono dei problemi di, come dire, comunicazione e comprensione. Sì. Mettiamola così. Ok. Detto questo, ho detto va bene, ma poi l'ho messa su, ho fatto la prova, l'ho messa su, ho detto va, mi sembra forse un po' eccessiva. Mi sembra proprio un po' non so, mi sembrava un po' di cattivo gusto, no? Allora oggi prima di iniziare la live ho detto vado a vedere cosa stanno facendo gli altri streamer, no? Si hanno messo il tag, se stanno facendo qualcosa di ammesso delle... Twitch ha mandato anche le grafiche per cambiarsi la foto del profilo, col bordino tutto colorato, con vari colori a seconda della bandiera in cui ti vuoi identificare. Cioè ha fatto un bel lavoro Twitch, non posso dire abbia fatto un cattivo lavoro di gusto, perché era una cosa molto delicata, solo il bordino attorno alla foto del profilo dice metti... ti do il file, metti qua dentro la tua foto e poi ricarica la foto e vieni fuori bello col bordino colorato. E allora ho detto vabbè, vado a vedere se qualcun altro degli streamer lo sta facendo, e allora guardo tutti gli streamer che seguo, non ce n'era uno neanche col tag. Vado a vedere in home page, ho visto che c'ero, ho guardato gli altri, non ce n'era uno in tutta l'home page. E ho detto, ah,
Vabbè, ho capito che è meglio se non ci andiamo per il sottile. Mettiamo una bella bandiera colorata, ok? Così chi arriva da fuori vede che qua si sta tranquilli. Non era il momento per essere fini e lasciare solo il titolo, ho detto. Meglio se diamo un minimo di... Facciamo un po' di... Siamo ancora alla fase del visibilità, ok? Non... Se vi interessa fare un po' di cultura gay, vi consiglio di informarvi su RuPaul. Ho imparato molte cose interessanti dell'evoluzione della cultura gay negli ultimi 60 anni. Guarda. È sempre una bella storia da seguire. Speriamo che abbia un lieto fine a un certo punto, tutta questa storia. Drag Bear Lai, buonasera, ben arrivato. Non avremo lieto fine significa che non avremo più bisogno di fare tutte queste distinzioni, tutte queste bandiere, ognuno potrà fare il cavolo che vuole senza A me, rispondere a a me coglioni. sembra sempre una regola base nella Ok. vita. Io quando ero giovane, un giovane fanciullo, e non mi interessavo non avevo il problema di dover rappresentare nessuno, di avere una finestra nella quale dire delle robe, no? Ho sempre detto, ma a me cosa ti piace a te, mi interessa se ti trovo nel mio letto, e se ti dico no grazie, va bene così, che tu sia di un sesso che non mi attira, o una persona che non mi attira, non cambia niente, cioè... Il problema è sempre se non va bene, no grazie. Qualunque roba ti piaccia a te, chiunque tu sia, qualunque numero di tentacoli tu abbia, non vedo. Dovrebbe riguardare me? Non mi piace la pizza. E vabbè, finché la posso mangiare io, che me frega se ti piace a te. Solo a me sembra che la situazione stia sfuggendo di mano, per questo voler catalogare la diversità. Io sono cresciuto da una semplice filosofia che ogni persona è unica, quindi il catalogare per forza tutto non lo comprendo. Avere delle categorie varie lo posso capire, ma aggiungendo termini specifici ogni volta poi vai a catalogare i singoli. Nì, ma Craigi, il problema è che il far parte di un... La catalogazione serve a far sì che tu possa sentirti non solo... Perché non c'è più l'abbonamento con Amazon Prime? Dovrebbe esserci Ronaldo Bar. Dovrebbe esserci. Qui prova a refreshare la pagina, magari è un problema scemo così. Dicevo, il discorso è che... Riconoscimento. Sì. Non è categorizzare nel senso di ghettizzare, di differenziare gli ebrei dai non ebrei in Italia con la stella, capito? E il sentirsi parte di una comunità più ampia di quella che può essere la tua esperienza quotidiana in un posto dove magari tu sei l'unico queer che conosci, ok? E il fatto che ci sia un qualcosa oltre a te passa da tante cose, e che questo qualcosa oltre a te sia ti permette di definire cosa sei, perché a volte è difficile essere senza avere una definizione che ti permette di dire, ah, io sono quella roba lì. Io conosco un sacco di persone che a un certo punto della loro vita hanno detto, oh, finalmente c'è un termine che definisce anche me, che non sono etero, non sono gay, non sono lesbica, non sono transgender, non sono... C'è un termine che descrive quello che sono io e non sono da solo. Magari non siamo 7 miliardi, ma non siamo uno. Ecco, mettila così. Fatto è stato che molti vogliono essere unici, vogliono la bandiera della comunità specifica, però deve essere unica. Ma no, non è questione di essere unici. Il problema più grosso in queste situazioni qua è proprio l'essere unico. E vivere in un posto in cui, e fortunatamente questo è sempre meno frequente perché è sempre meno problematico fare coming out, in cui tu sei l'unico gay del paese. Semplifico orrendamente, perdonatemi la tagliata con l'accetta che sto facendo in questo discorso, ok? Perché più sei ludico, più sei discriminato. Se avete fatto le medie, sapete che per qualunque roba vera, inventata, grande o piccola, potete essere bullizzati, presi in giro, maltrattati. Può essere che avete i capelli biondi e tutti ce li hanno bruni, okay? I rossi di capelli sono bullizzati, amici. Non serve inventarsi. Se poi sei l'unico gay del paese, capito? È ancora peggio, perché è proprio... Sei bersaglio facile anche per chi non ha creatività nel trovare qualcosa per cui bullizzare un altro che magari non ha una cosa evidente per cui essere bullizzato. Non so se mi spiego in italiano.
se riesco a trasmettere questo concetto, che è un concetto orrendamente complesso, ed è per quello che dicevo, ne avrei altri due orrendamente complessi di cui parlare stasera, per quello che ho detto che stasera potrei fare la live chiacchierata e non giocare a niente e parlare di... Ho tre argomenti che fanno una live per uno, capito? Poi è un'opzione, capito? Se tu vuoi riconoscerti con una bandiera, riconoscitici, non è che sei obbligato. Non è che se non la metti fuori dal balcone allora non sei inserire definizione a piacere tra le varie sigle possibili e immaginabili, ok? Però quello che dice Paolo, purtroppo dove vivo io questo genere di voci gira troppo in fretta e fanno alle a tutti. Male. Male a tutti, ok, c'è una correzione. Fanno male a tutti. Sai, per questo parlo di un lieto fine dove uno possa essere un po' quello che vuole senza che la voce di quello che sei giri, perché se... Tre argomenti fanno live, c'è sempre un noto investigatore, va bene, non so. Finché siete maggiorenni e consenzienti, fate un po' a capo quello che vi pare. Sono assolutamente d'accordo. Le due condizioni sine qua non sono maggiorenni e consenzienti. Maggiorenni e consenzienti, poi... Poi il resto arrangiatevi. C'è ancora tanta ignoranza in giro, purtroppo l'ignoranza si batte con l'informazione, ci vuole davvero poco. Sì, e a volte si deve battere col fatto che non puoi sfuggire all'informazione. Cioè che non puoi ignorarla, ecco, mettiamola così. Non puoi ignorare che esistono i gay, le LGB, bla 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 bla. Non puoi ignorare che esistono i neri, non puoi ignorare che esistono tutte le categorie che poi ci dici, ma io, per esempio, noi viviamo ignorando che esiste il problema degli indiani d'America, perché è una roba che non ci viene sbattuta in faccia e pertanto lo ignoriamo costantemente, quotidianamente, e non ce ne frega più di tanto della sorte degli indiani d'America, ok? Ma perché non è una cosa che fa parte della nostra quotidianità e possiamo essere più le persone più compassionevoli del mondo, più compassionevoli nel senso cum passio dall'origine del termine, ok, cioè nel senso che condividiamo, vabbè, avete capito, non sono un grechista quindi lasciate perdere e quindi nel momento in cui ce lo raccontano possiamo essere partecipi del dolore altrui, ma non è una cosa che ci coinvolge quotidianamente, perché gli indiani d'America non stanno a Codogno, ok? Non credo ce ne siano, se ce ne sono ce ne saranno uno, due, tre, cinque, in Italia è una cosa quotidiana. Noi in Italia abbiamo anche i nostri di problemi, voglio dire, non è che non certo, lo vediamo. Certo, capito tutto, buon intenditore, poche parole. Guarda, era per fare. E loro ho detto, vabbè, insomma, la risultato di tutto questo era che adesso vediamo se la teniamo tutto il mese, la teniamo oggi, questa settimana, la teniamo, non lo so, non ho idea. La teniamo fino a tempo da stabilirsi. Non ho pianificato la mia vita più a lungo di a che ora devo svegliarmi domani mattina, quindi di più non so dirvi. Però mi ha colpito veramente tanto il fatto che di tutti gli streamer che conosco e di tutti gli che posso capire, quelli che non sono partner non hanno ricevuto la mail di Twitch che gli diceva guardate che esiste questo, puoi non saperlo, può esserti sfuggito, magari la metti il 12 quando te ne accorgi e va bene, ok? Infatti lasciamo fare il caso dei nativi americani che chiamano indiani, mi sembra giusto, non mi sembra giusto. Sì, è giusto, hai ragione, vedi che è un problema così lontano dalla mia quotidianità che uso anche termini sbagliato non volendolo, no? È veramente lontano. Nel flusso del discorso. È proprio lontano. Ho pensato alla roba meno che meno ci colpisce, capito? Senza andare dai monaci tibetani. Poveracci anche loro. Cioè noi per la nostra cultura colpisce molto di più il problema di migratorio. Certo. Comunque dicevo, mi ha colpito che veramente nessuno avesse fatto una cosa così semplice come mettere un tag nel titolo, ok? Che mi sembrava veramente sforzo zero, no? Poi non so, magari solo perché siamo al 3 giugno, quindi ancora troppo presto. Ricordati che la gente non legge le mail, la gente non è capace di inviare le mail, quindi non mi sorprenderebbe se non hanno visto la mail di Twitch. Per carità, senza non dubbio. Non mi sorprenderebbe quello. Magari adesso con calma e per piacere si attiva. Senza dubbio, per carità. Però mi ha colpito, ho detto, vabbè, facciamo una roba più
appariscente. Va bene, dai. È giunto il momento. Nella cosa piccola non c'è perché l'ho fatta al volo e quindi non ho messo la roba nella... Ma abbiamo lo stream. Settimana prossima lo mettiamo. Cioè, sì, tra un anno lo mettiamo anche nella telecamera piccola. Sono cotto. Se uno è cotto, che devi fare? Non è che puoi... Adesso ho cliccato. Updating Steam. Sì, Steam, updatati. Mi rendo conto che tu, anche tu c'hai dei problemi grossi, Steam. Povero Steam. Povero Steam. Stendiamo un velo pietoso su Steam, su Twitch, su tutti quanti. Connecting. Ne abbiamo pazienza, oggi abbiamo pazienza. Avevi detto che venivi a chiacchierare, va, ti prendo una per parola. Steam ha deciso che stasera si parla. Però il razzismo c'è ovunque, assolutamente sì. Assolutamente c'è ovunque. Sacrosanto. Ma qui ce l'ho ancora messo. Però sai, non puoi essere razzista verso minoranze che non hai sotto casa. Nel senso, puoi essere razzista verso i non so, una popolazione che non hai vicino a casa, capito? Ma che bello, non l'avevo visto. Twitch ha messo le emoticon del Pride con le mani che fanno il cuore, sì, e il cuore colorato con le bandiere diverse. Ho già visto la bandiera per i bisexual, ho visto quella. E ti ho detto che ha mandato anche tutti i bordini di vario colore a tutte le persone. No, le ho viste, ci sono proprio tutte. Sono tutti. Questa cos'è? Gender fluid? Queste intersfere dove le metto? Eccole qua, guarda, belle, ma che belline. Va a tutti i colori del mondo. Cioè comunque ho cliccato sulle bandiere, sì. Un paio di persone in live con quel hashtag ci sono ora, mi sembra un briciolo di speranza, per carità, ed ignorare un problema è una scelta che ti rende un po' complice, un po' sì. Cosa significa che la gente non sa usare le mail? Non è che non le sa usare, che non le legge. È come se tu mandi a me Drankenberg Live, è come se tu mandi a me un WhatsApp, io lo leggo quando guardo WhatsApp, che vuol dire magari tra un'ora, capito? Non è che non è che lo guardo ogni, se, come arriva il telefono suona, io mi precipito perché non ho 16 anni e quindi non vivo attaccato al mio cellulare e quindi mi mandi un messaggio, lo leggo appena prendo in mano il cellulare, eccetera eccetera. Ah, nel linguista dice che sono di default già da tempo quelle mani lì. Ma dai, sono sempre il solito Quattromonte, quindi non le avevo viste perché sono molto in basso veramente nella lista di emote. Ma pensa. Però vabbè, le avevano già implementate da un po'. Meglio così, così non mi spariscono in un mese. Bravi. Meglio, sono sempre lì. Bravo Twitch. Io ti giuro. Mi trovo bello, soprattutto abbinato alle modiche di Paolo con gli occhi spalancati. Cos'è che è troppo bello? Però queste le vedo, perché le mie non le vedo? Porca miseria, cioè, non posso mettermi le mie. Ma che fastidio. È sempre quella del col ventaglio. Sempre sì, ventaglio. Sì, sì, ho capito, capito. Ma che non... Ah... Io vi informo che questo ventaglio sarà il mio migliore amico fino a ottobre, credo, perché sto scoppiando di caldo. Caffè con torta, ciao, ben arrivato. Allora, continuiamo. Che cavolo dovevamo fare noi? Eravamo all'accampamento. Lea, eravamo a Lea, per... no, all'accampamento non c'eravamo, eravamo da tutt'altra parte. E c'abbiamo il problema di Lea e Eleonora e... Ah, è giusto. Mi ricordo. Io no. Avevo detto fermo qui che così so cosa devo fare. Ah. In effetti devo scendere. Ho fermato qui con buon senso perché non è che devo esplorare. Dico, dove devo andare? Qua c'è una porta chiusa. Dove c'era il tizio che ci ha ucciso attraverso la porta. Adesso mi ricordo. E qua c'è un posto dove scendo. Finite le mie opzioni. Perfetto. Aveva un senso. Buonanotte Drankenberg. Giusto, eravamo arrivati fin qua e avevano detto, ah, guarda qua c'è il parkour. Qua c'è il pezzo Lara Croft. Scambia le mani. Chi è? Ludares. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Scusi, torni di qua. Cambi mano. Come cacchio cambio mano io qua? Là! Cambio mano là! E no. Cambio mano qua, poi da qua vado lì. Da qua vado qua. È un piccolo puzzle.
In giù no, lui aveva dei problemi, in su molti meno. Io spero di non dover mai fare questa cosa a tempo perché mi viene l'ansia al pensiero di doverla fare a tempo. No. Sì, sono con la mano giusta. Mica tanto. Ora sì. Qui, peraltro, che presa d'acciaio, mamma mia. Fa sta cosa veramente come se... Allora, qua avevamo visto dei foglietti. Access Workbench. Chi è? Jay Dyke. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Allora. Qua ci sono tutti i disegnini... Questo qua è un signore con delle cose piantate nel corpo che sanguina, che mi ricorda quello in cui si trasformano i bambinetti quando ci vedono. Questa c'ha male alla testa, ha preso una botta in testa. Bionda, la bionda è la nostra figlia, la bionda, vero? Questa ha qualcosa nella pancia, è incinta. Uno si è spaccato una gamba, ha preso fuoco il campeggio. Si è tagliato e sbucciato le ginocchia. Ma sono tutti i traumi che sono successi al campeggio. Questo qua è un tizio che esce da una bara. Quella esplosa e morta esplosa. E lassù non vedo più. Bella la vita. Accediamo alla workbench. Ha un incastro con la stessa forma del medaglione. E te lo metterò dentro, che ti devo dire? Con meno violenza, però. Bello. Suppongo di non poterlo prendere. Sono quegli esperimenti... Dimmi che non c'entra quello. Avete presente quegli esperimenti che si fanno in cui esce il tubo di la specie di che genera quel serpente nero? Un esperimento di chimica. Ci sono mille tutorial. Recentemente ne hanno parlato anche i giornali perché c'è un bambino che si è fatto male seguendo il tutorial su YouTube. Ma che novità! E il padre ha detto: bisogna controllare i tutorial su YouTube. No, sei tu che devi controllare tuo figlio, onestamente, però vabbè, non importa. Insomma, si è sciolto la faccia, non so Ma come si sia sciolto. Si è fatto male. Però mi ha ricordato proprio quello. E avrebbe un senso perché sono esperimenti proprio da bambini, cioè. No, non mi è chiaro. Allora, ci sono, se guardi su internet, ci sono, se cerchi Black Snake Experiment, una roba del genere, prova a cercare quello. Dovresti vedere delle robe in cui ci sono dei professori di chimica che aggiungono delle sostanze in una ciotolina, ok? Immagina una ciotolina piatta, le aggiungono e questa ciotolina diventa emerge come un tentacolo di Cthulhu, stesso ok? sto cercando. E Ah, ho visto. vedi che non sono matto, esistono davvero? Che bello. Sì, adesso non vorrei dire. Ho aperto un tutorial e ho già visto una cosa che mi chiedo perché un bambino ci aveva in mano della benzina? Perché uno degli ingredienti che servono per fare sta roba è lo zippo, il Sì, liquido è la per lo benzina, è zippo, è benzina. Perché benzina. Perché un bambino c'ha in mano della benzina? Mi chiedo io. Non è è un il tutorial esperimento di di YouTube chimica, che gliela certo, dà. lui Sì, ci ma non vede. è il tutorial di YouTube che gli ha dato la benzina. Vabbè, La ma non benzina volevo dove si approfondire fa? la questione sociologica del tutore di YouTube, del padre del Non c'è. coso. No, ci vuole della baking soda, dello zucchero, del fuoco e della benzina. E la sabbia tutta. Come piace gli spettacoli dal vivo? Bravo, grazie, caffè con torta. Allora. Qua abbiamo un affare che sale, di là c'è qualcosa, ci sarà carta di caramella. No, è solo crollato tutto. Vabbè, possiamo uscire da qua.
Però abbiamo perso il medaglione. Oh, che lunga sta scala. Quante cose brutte possono succederci lungo questa scala? Qui c'era un ragno. Qui ci sono dei tubi. Qua c'è un altro della ragnatele. Qua ci sono le mosche. L'igiene prima di tutto. Buongiorno. Che belli, però non mi dispiacciono anche gli ambienti di questo gioco. Sono sono studiati, ecco, mettiamolo, fatti con niente, ma studiati. Ho ancora la torcia. Sì, ho ancora la torcia, incredibile. Però assicurate l'esperimento. Ditemi se non vi ricorda quella cosa lì che abbiamo appena visto. Allora, di qua mi sembra tutto chiuso. Certo, ovviamente intendo la versione horror di quella roba lì, però mi sembra collegato a qualcosa che possono aver fatto da bambini, capito? Versione horror è molto più grande. Allora, qua c'è la scala che sale. Ne prendo atto. E di là c'è una luce gialla. Ci sarà dell'oro. O forse una fornace orribile. Cosa me ne faccio di una fornace? Ok. Quindi mi stai dicendo che queste cose qua accendono roba in vari posti diversi. Questo non ha fatto nulla. Cioè, non ha fatto nulla che so cosa sia. E parimenti, questo qua non ha fatto nulla. E se rimuovo l'altra, le posso rimuoverla? C'è una cosa che devo. Sì, posso rimuoverla. E lui riaccende la fornace. Ok, non volevo fare questo. Vabbè, cominciamo male. Non dobbiamo sciogliere una statua di cera, vero? Sicuramente c'è una spiegazione scientifica, ciò, però sì, capisco perché. Queste cose mi fanno tenermente impressione, non so perché. È molto cthulosa quella roba lì. Quindi io suppongo sopra ci saranno delle altre fornaci. Un'altra scala che sale. Non mi abbassi la luce, grazie. Buongiorno. Qua volendo si passa, probabilmente perché abbiamo girato uno di quegli altri affari là. Qua è chiuso e qua è chiuso, perfetto. Qui noi casualmente abbiamo chiuso questi tubi qua e quindi possiamo procedere. Cioè le cose sono piazzate, quello che volevo dire parlando degli ambienti, che le cose sono piazzate in maniera deliberata. Non è casuale che le cose siano messe in un certo modo. Sono messe, cioè il designer degli ambienti ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. Sono finalmente all'entrata. Sono d'accordo che due spiegazioni ce le deve dare a bambina di merda. Qui non è cambiato niente. E finalmente possiamo uscire. Oh, finalmente siamo usciti dai serpenti di zucchero. Eh? Li chiamano
Sugar Black Snake, una roba del genere, l'esperimento, perché parte dallo zucchero, però vuole anche del fuoco e della benzina. In tutto ciò, non so bene che reazione chimica sia. Non sono più dove sono entrato. Sembrava l'entrata che c'era sopra, ma è l'entrata che c'è sotto questa. Vada, vada, si arrampichi, dottore, non ci arriva. E come arrivo io là? Così arrivo là, mettendo la manina di qua, mettendo questo di qua e facendo così, così e così. E forse ci siamo arrampicati. Ah, finisci. Ok, lì è uscita. Che continua a sostenere che Lia sia il nome della bambina. E al telefono. E Leonora. Hi Dan. Any luck remembering Alexander? No. Buongiorno. You're lying to me, Daniel. Whoa, calm down. Why... This land remembers everything. Questa terra ricorda tutto. Non sei l'unico alla quale parla. Di cosa stai parlando? Non te lo spiegherò, no, spiegamelo. Sono solo una persona in più che hai ingannato. Sono solo cercando di capire se menti a me o anche a te stesso. Alexander è il mio assistente, ma non era qui. Era quando sono andati a nord. Tutto è successo dopo quell'incendio. E Stella ha preso... è stato capo espiatorio. Sto iniziando a capire quello che è successo. E spero che lo farai anche tu. Quindi lui sa chi è Alexander. Ciao Clo. Ci sei persa delle interessantissime discussioni sulle bandiere. E sui serpenti ctuloidi. Sempre un bel posto questo qua. Signor Ponte, non cada per cortesia. Grazie, molto gentile. Ok. Mi piace che si deve stare attenti come si mettono le mani durante le scalate. Sì. È carino. E anche se in realtà non è una cosa difficile. Però almeno rende un po' più interessante una cosa che sarebbe meccanica e basta. Bravo, lavati le mani sempre tu. Che c'è il coronavirus là fuori. Io non so cosa serva lavarsi le mani, posso dirlo. Cioè, nella vita lo so, nel gioco meno. Però vabbè, finché lui mi fa lavare le mani, io mi lavo le mani. Allora, questo qua era il segnalino... Qua c'è un simbolo. Questi simboli non gli abbiamo ancora dato un significato, eh. Io ve lo dico. Ma in tutto questo, lei a dove è andata? Questo qua non mi serviva a farlo. Non mi ricordo assolutamente più se c'era un tasto che mi faceva vedere le impronte verdi. Ah, non me lo ricordo più, maledizione. Quelle dei ricordi. Non c'è un menu per andare a vedere i tasti? E sai che non lo so se c'è.
settings, keyboard and mouse, crouch, b, backpack, journal, herbalism, inventario, flashlight, flower sense, no, non c'è. Ma quindi devo fare la cosa delle visioni? Devo fare la pozione delle visioni, secondo voi? Allora, torniamo indietro. Secondo me devo seguire le immaginette che ci sono lì, perché questa zona qui sarà soltanto... McCage ti chiede se non avessi usato una pozione per far quella roba lì. Ho preso una... Sì, qua ci sono solo i sicate di là, sicuramente. Sì, ho usato una pozione, ma non so se è attiva sempre o devo rifarla periodicamente. Perché quella per le visioni che mi toglie il senso di vertigine è un contatore. Però fino a che non trovo uno di quei patch di ricordi. Cos'è sto rumore? Ah, è là la bambina. Non l'ho vista. Bambina, metta le robe più visibili. Ho provato così tante volte. Qualcosa che ritiene è orribile. Non è l'albero quello che c'è sotto. C'è una caverna, dentro c'è qualcosa che rende l'albero brutto. Vuoi mostrarmelo? Posso trovare un... Forse posso trovare un modo per fermarlo. Posso mostrartelo. Se non prometti che mi lascerai... Mi prometti che non mi lascerai più solo. Sola. E questo è quello che hai perso nel bunker? Ma gli ha dato il mio medaglione, di quello che mi ha dato mia figlia. Gli ha dato questo. Ah, il ciondolo, ok. Ok, gli ha dato, fatto avere il ciondolo perché il ciondolo l'avevano trovato da lei. Però, Lea, se io mi fermo, lei si ferma e mi aspetta. Fermati. Ok, si è fermata. Perché io volevo vedere... Ah, non c'era la mappa qua. Maledizione. Le mani le ho appena lavate. Volevo capire dov'ero. Ma il gioco non voglio far questo gioco. Va bene, andiamo. Lei è ancora ferma lì, quindi io posso guardare di qua cosa c'è. Niente, delle erbette di vario genere. Erbe vari tipi. Vada, Lea. Ok. Non so se vuoi mi lasciare la bambina, ma sei tu che scappi in giro. Questa è la mia strada sicura, segreta. Conosce la strada molto meglio di me. Aspettami, bambina da merda. Come fate ad arrivare là? La scaletta. Si vede un cazzo.
Scusate se mi sto sfogando sulla chat scrivendo ogni cosa che mi passi per la testa. Tranquillo, sei in un posto dove puoi farlo. Non so perché, ma leggere nella mia testa mi ha fatto ridere. Va bene. Calmati. Karst Caves. Anche queste qua sono delle caverne sicuramente vere, tra l'altro. I can't squeeze through there. There's another way, but it's longer and very hard. So sorry, you have to take that one. Or get small. Be careful up there. It's slippery. Ma mi hai appena detto non mi lasciare sola, ma Appunto. porca miseria, ladra. Cosa c'è là? Maledetta carta di caramella. Qualcuno ha sollevato il ponte, ok. Come si abbassa? Bambina di merda. Brava. Bello che tu la veda perché lei ha la luce e quindi nell'oscurità della caverna vedi dove lei, non per il modello, ma perché lei ha la luce. Ok. Però mi manca qualcosa da metterci in punta. Mi manca chiaramente qualcosa da metterci in punta. Perché non ho. Esatto. Posso metterci il coltello? Sì, posso metterci il coltello. Va che bravo. 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 Che il tool lo posso usare. Per fare questa cosa. Ok, quindi mi sono ripreso il coltello, mi sono ripreso anche il coltello, che bello. Ma dove vai, bambina di merda? Quell'affare che sembrava una roba inquietante, una processione, erano semplicemente le stalagmiti. Ma insomma. Che inquietanza. Ok, allora cerchiamo una strada. Questa è una strada.
Qua ci sono due strade. Di qua qualcuno è passato e ha rotto i cosi, quindi andrò di qua. Ah, qua ci sono le spiegazioni dell'area. Vi ricordo che sono tutti luoghi reali, quindi se volete andare a vedere le Crest Cave, esistono e potete, ci saranno delle foto online. E mi sa che si può andare a visitare veramente queste caverne allora. È probabile. Sì, un gioco che avrebbe dovuto essere sponsorizzato dall'ente del turismo. Ma non sto scherzando, è un bel modo per farti vedere dei posti e dire, ah, poi ci andrei volentieri. In questo periodo non sto sopportando i bambini e i ragazzi, lei sta solidificando questa mia insofferenza. Allora, di qua non si passa. Quindi la strada è giù, ma non l'ho vista. Però no. Qua mi sembra tutto fermo, bloccato. Per essere come ci si perde facile nelle caverne. E di qua è tutto bloccato. Esatto. E quindi la strada sbagliata questa qui. Probabilmente sì, e devo andare oltre. Come dice, scendi, va bene, quindi finiamo di esplorare questa zona con le... E QR code. Se volete avere l'informazione dov'è la Moravian Karst, scannerizzatevi QR code e vi fa vedere dov'è nel mondo. Ciao Lilium! Niana te, Lilium, esatto. Se volete vedere nel mondo dove siamo, siamo qua. Qua continua, ma si ferma, perfetto. Ah, abbiamo un po' d'aria. Ieri sera mi è arrivato verso la fine della live, mi è venuto un mal di testa da caldo, perché voi non avete idea di quanto siano calde ste cuffie. E non si può neanche accendere il ventilatore perché sennò si muove tutto il grissino. No, più che altro non arrivare, si può anche accenderlo, il grissino non fa niente, e che l'aria non arriva qua. Si ferma sul green screen, assolutamente sì. Allora, ma poi il ventilatore lo teniamo per mesi più caldi. Se ricorriamo già adesso al ventilatore, ad agosto siamo morti. Allora, di qua secondo me si continua. Andiamo a vedere prima qua su cosa c'è. Una carta di caramella. Ce ne sono una marea di ste carte di caramelle. Sono, cioè, se uno fosse un completista dei giochi, cosa che io fortunatamente per me non sono, trovare carte di caramelle in sto gioco è un incubo. Mi fai in giro a ripulire la natura. Ma perché, per carità, mi sono perso. Ecco qua. Da quello che sono andato prima. Allora, io sono arrivato, ecco qua, da qua dovevo andare io. Giusto? O qua dove ho trovato la carta di caramelle? Qua dove ho trovato la carta di caramelle? Quindi ci infiliamo, rinfiliamo qua sotto. L'entrata alle caverne di Caterina può essere, si trova nel canyon di Suchtzleb, vicino a Sklanimin Information Center, va bene.
Prendo atto di questa informazione. Qua è da ok, qua è da dove sono sceso, grazie. Quindi devo andare di qua. Perfetto. Tra l'altro credo che non siano comunissime queste formazioni. Neanche queste. Va come mi va via la luce. You? No, it's safe up here. But I've seen it does horrible things to people. Don't worry. I'll be all right. Just go ahead and wait for me to come through. Is it very far? We're almost there, but the beast doesn't want anyone to come here. E da dove si passa? Perché di qua non si passa. Brutte creature, mamma mia. Guardate che spererei di no, ma tema sarà così. Mi penso che agosto sarà terribile quest'anno, sì. Allora, proviamo e moriamo male una volta e pace. Giusto? Esatto. Posso passare mentre su? Sì, posso passare mentre su, va bene. Che va di là, come ci vado io? Questo qua non si tira su. Buongiorno. Torni su. Bravo. L'ho vista. Che poi mi chiedo, nella fantasia di chi sta immaginando, creando queste creature, cosa rappresentino? Cioè, quale trauma infantile stai rivivendo? Aia, 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 aia. Aia. Allora, riproviamo. Io posso passare anche decisamente più svelto. Lei non si alza mai, non c'è un passaggio di là. Forse no. Di lì non si passa. Sembrerebbe che questa sia l'unica strada, onestamente. Però di qua non ho capito dove posso andare io poi. Ah, posso andare di qua? Di qua? Qua c'è un altro?
Ok. Ho visto una strada plausibile. Ma ti dirò, non è così grave come si pensa. Ci sono giornate fresche, c'è anche da dire che io sono abituato a parole elevate, quindi non so. Sì, in effetti. Tu sei nella zona più calda. E qua la domanda è, ma io devo andare... questa è una cosa che a me non piace, in queste situazioni qua, a me va benissimo che tu mi faccia esplorare tutto quello che vuoi. Però, se mi dici, premio l'esplorazione con i collezionabili, io devo sempre sapere qual è la strada giusta. Così scelgo se esplorare o no. Cosa sto vedendo? Esamina. Le bestie hanno un workbench qui, qua c'è dell'olio. Ma io ho preso un'altra cosa. Che cosa hai preso, simpatico amico amichetto? Due rivetti con delle viti e dell'olio, va bene. E ci credo che puzza, c'è un cinghiale, un tubo, una manovella, un tubo, una roba del genere. Ok, e adesso andiamo verso quell'altra zona più inquietante. Shit, what's that thing? The beast must use that monster as a guard. It's gonna be way more difficult to smash the heart than I thought. I wish this all made more sense. Ok, allora. Quella roba lì a guardia di tutto. C'è questo simbolo. Dov'è che l'ho già visto? Ah, non lo so dove l'hai già visto. Devo mettere dell'olio. Ok. Cosa troveremo qua dentro? Ecco, niente di buono. Chi è? Sono uno scoglio. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Cosa sei? Sei dello schifo. Ma soprattutto Lea, dove diavolo è? Non la vedo. Allora, qua c'è la cascata e mi va bene. Lì c'è la bestia immonda di Satana. E va bene. Qui c'è quello con cui devo interagire tra un momento. E qui abbiamo preso un secchio. Un secchio. Ah, un secchio per prendere quella roba là. Va bene. Buongiorno. Prego, si serva. La zuppa di mostro. Coi pezzettoni.
C'è una porta rossa del labirinto di prima? Può essere, sì. È vero. Ok, adesso suppongo che dovremmo fare delle cose qua. Sembra intelligente. Tra l'altro questo qua c'era già nel, se ve lo ricordate, nell'accampamento, dentro quell'affare, quelle gabbiette sopra il buco, una delle bento box dei bambini aveva dentro questa roba qua. Chi è? Riccardin, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Vada. That's actually a great idea. With a bit of luck, we'll send the monster down. There are ropes holding up the platform if I remove them. No, riporti indietro sta roba. E fin qua va bene. Poi rifacciamo lo schifo. Altri pezzettoni per il mostro. Che tra l'altro con questi pallini colorati sciolti dentro sembra che qualcuno abbia sciolto delle caramelle in realtà. Vedi i pallini colorati. Allora, le corde. Dovresti tagliare la corda. Eccolo qua, trovato. Capito, ma dammi la prima mano, dammi quella giusta, non darmi subito quella sbagliata, senza pazienza. Opla. E siamo arrivati qua su. Luogo a meno. Nel quale sbloccare il cosetto. I've got it. Leah, do you think you can move the rope on your side? I can try. I can't move it. It's too heavy. Beh, mi ha fatto fatica a noi. You didn't happen to see some up there? No, but I can look around. I have to get to her so we don't have to shout. Devo arrivare da lei, e se fosse facile, Daniel. Allora, qua è da dove sono arrivato, e va bene. Carta di caramella. Ha trovato qualcosa, arrivo Lea. Io vorrei capire questa cosa di Lea. Over here dove? Definisci over here. Suppongo sia giù. Dove? Here dove? Ah, ho trovata. Grazie. Buongiorno. Look what I found. It
It's a bit short. Aw, did I do bad? No way. You're a perfect partner. I can't use it for climbing up to you, but I have another idea. Però dimmela anche a me. Un'altra idea. Have you heard the legend of the Brno Dragon? La leggenda del Brno Dragon. C'era un terribile drago che terrorizzava Brno. Minacciava le persone e mangiava il bestiame. Ah, non c'era più nessuno, avevamo pure il drago. Un macellaio inventò una trappola. Ok, gli viene sete. Non esattamente. But I think we can create another kind of trap. With a bit of luck, we can pull the monster down and save your dolls. Ma non ce ne frega delle sue bambole, Ciccio. Ciao Tamequil. Come stai? Allora, tu hai chiaramente avuto un'idea, che è questa. Che è questa nello specifico, dove io metto la corda. Va bene. La corda. Cosa gli devo mettere secondo la sua fantasia? Delle catene con dei ganci, vedo bene. Dottore, e dove pensa che io le trovi le catene con i ganci? Mi scusi. Sono di nuovo dove era prima? Direi proprio di no, però. Ok, come me le procuro quelle catene con i ganci, secondo voi? Sì, grazie, oggi e domani in casa casina, quindi ne approfitto per fare il cambio di vestiti nell'armadio. Sei pronta per l'estate, Tarnguil? Hai fatto la prova costume. Laddove la prova costume è, provo che i costumi dell'anno scorso mi vadano ancora bene. Perché non concepisco altre prove costume io. Allora, a me sembra che non ci sia questa cosa che lei mi dice che dovrei avere. Qui non è. Qui c'è dello schifo. Dovrei arrampicarmi a manina, davvero? Non c'era, sali velocemente perché l'hai già fatto. E te ero stata brava l'anno scorso, quindi in un'oretta l'ho fatto, bravissima. Allora. Cosa non ho visto o cosa non ho capito a scelta? Qui tutto si ferma. E invece se scendo di qua e dove c'è la carta di caramella e tutto si ferma, giusto? Esatto. Quindi mi verrebbe da dire che qua sopra non ci sia più niente. Stalagmiti varia dimensione, bambina varia dimensione, quindi catene e ganci,
Dove me li sono persi secondo voi, catene e ganci? Non credo tornando indietro perché c'era solo caverna tornando indietro. Non c'era nulla di rilevante. Catene, eccole qua, vedi che c'erano. Bravissimo. Oh, vedi che se ti impegni le trovi le cose. Uno alla volta devo metterli, davvero? Ma li fai proprio. Fai da te simulator? Lo giri per piacere, grazie. Ok, mettilo lì, grazie. Avvita, avvita. Ok, ce l'abbiamo fatta. Just hope the monster takes the bait. Ok, quindi nascondiamo i ganci qua. Adesso vediamo se se li magna. Vada, mostro. Now's our chance. Cosa intendi con Let's get out of here? Oblà. Lei ha una ferita sul labbro. Sì, bambina, non vedo niente. Bambina. Non mi vede la faccia di lei. C'è un posto in cui lei illumina decentemente. Mi sembrava di vedere che lei ha una ferita sul labbro. Sì, dove sto devo andare? Quella corda, un uomo era legato con quella roba. Ho dovuto slegarlo. Lui era. Parte di lui mancavano. Andiamocene, sono d'accordo. Non so perché sia ripassato dentro il bunker in tutto questo. Buonanotte ragazzi qualunque. Ok, mi sento meglio adesso. Andiamo.
Ma cazzo vai? Ma l'albero che sembra una creatura in piedi che mi guarda. Belli i boschi della Repubblica Ceca, belli ma non ci vivrei. Ma soprattutto lei, dove cazzo sei andata? E qua io sto tornando indietro. Sta salvando, che potrebbe essere un buon segno il fatto che stia salvando. Se non fosse che ho perso di vista la bambina e non so assolutamente più dove sia e dove devo andare. Cos'è questo? Albero tagliato. E c'è una cassetta rossa. Allora, qua ci sono le piante. Un arco. Cerco un albero tagliato. No, aspetti, lei l'ho trovata, perfetto, grazie. Molto gentile. Di qua no. Maledetto, sembrerebbe questa cosa qua, cioè mi sta dicendo passa sotto l'affare e poi vai su. Dobbiamo trovare un ceppo. Ma dove soccorri, bambina malefica? Il ceppo io non l'ho visto. Spezzo quelle gambe bambine, esatto, bravo. Beh, vabbè, non c'era un ceppo, non l'ho visto, se c'era non l'ho trovato. Si è fermata la bambina. Cos'è che ci perdiamo se non corriamo, bambina malefica? Ma come corre una podista anche lei?
veramente, bambina, hai un futuro alle Olimpiadi, però. E meno male. È mezz'ora che corriamo nei boschi qua. Gotcha. They'll come soon. Who? You'll see. Chi è che arriva, mo? Dimmi. Will you tell me a fairy tale while we wait? Mi racconti una favola mentre aspettiamo. Questa favola non inizia bene, Daniel. Beauty and the Beast, who was a beast no more, but a handsome prince, lived happily. La bella bestia, racconta. Thank you for everything. Prego. Prego. Cioè, il mister Destino dopo forse. Telefono. Su cosa stai riflettendo, Daniel? Sul senso della vita? Mi è giunto un messaggio. Sono all'accampamento. O vieni ora o è addio. Ma non so neanche dove sono io adesso rispetto all'accampamento. Io vengo pure ora, ma se sapessi dove devo andare? Verso la luce. Aia, aia. Allora, lì vedo una mappa, forse. No, è un cancello. Quindi devo andare in questa direzione solo perché è quella dove ci sono i mostri. Giuro che non so dove devo andare, allora fammi vedere. L'accampamento dov'era? Era qua? Era sulla gialla, vero? Quindi devo fare un sacco di strada. Possibilmente evitando i mostri orribili. Di qua però non si passa, mi scusi.
cos'è sto schifo? Macchine in fila, c'è una macchina nera. Io vorrei sempre arrivare sul sentiero, ma non credo di poter arrivare sul sentiero io. Oh sì, basta che io passi da qua sotto. Ok, da qua posso passare. Aia. Ok, sono sempre sulla pista rossa. Il campeggio era su dalla gialla, vero? Comunque sì, la strada mi sembra chiaramente quella giusta. Ok, tiro dritto, poi becco la gialla. Io non la fai facile te, esatto. Ah, i frame che se ne vanno. Vabbè, il momento giusto per trovare una bella carta di caramella. Ma va al diavolo, carta di caramella. Adesso mi sono perso. Più come si torna indietro perché sono andato a prendere la carta di caramella, dai. Allora, qua c'è la pista blu. Qui c'è la rossa. Là c'è la blu e c'è il passaggio qua. Che mi dice? Passa di qua, chiaramente. Ma questo qua non è il totem, quello vicino alla chiesa, vero? Non saprei dirlo. Cinghiali, Nabil, lo ripeto una volta, ma ripetilo quante volte serve. Grazie all'hosting Black Arwen. Sì, se non cadiamo giù dal ponte sono più contento, te lo dico. Poi fai tu, eh. La vecchia maledetta. Hai trovato la piccolina? No. E l'unico indizio che seguivo si è trasformata in una bambola. Penso di essere pazzo. Non essere crudele con te stesso. Le bambole sono strane. Tengono dei ricordi preziosi. Di cosa parli? Le piccine raccontano le loro cose di bambola, ma non lo dico a nessun altro. Lei era reale? Era reale quanto permette la tua memoria. Tua figlia è reale? Certo che sì. È reale quanto permette la tua memoria. Se ti dimentichi di qualcuno, svanisce dalla tua vita. È come se smettesse di esistere. E funziona in entrambe le direzioni, per Lia e per Stella. Come sai il suo nome? Ti senti urlare quel nome? Ho supposto fosse tua figlia. Dimmi ancora una cosa. Questi bambini della nebbia sono anche loro le memorie, dei ricordi? Stai lontano da loro?
Cioè, voglio fare del male alle anime. L'ho imparato al modo peggiore. Una giovane signora ti sta aspettando. È meglio se ti sbrighi. Grazie di tutto, mi sbagliavo su di te. Spesso le persone sono così. Someday you'll return, Nabil. The path's gone. Soprattutto se mi muoiono i frame rate e non vedo più dov'è la strada, grazie. Cosa siete voi? E perché non posso più andare avanti? La strada è bloccata. Ne convengo. Ok, sì, ho bisogno di un altro ricordo. Di un'altra pozione. Che era... True Sight, esatto. Allora, Mandrake Root, Crushed Mandrake Root 1. Due pilocibi interi, un pilocibo e un altro pilocibo, due foglie di Embane. Crash e Add. Crashed Devil Trumpet Root. Bevitela. Ciao Mario Merola, perché ti interesso, sei innamorato follemente di me? Siamo una vecchia storia d'accampamento. C'era il tempo che una ragazza... è scomparso lontano da qui. Le persone dicono che è andata verso il ponte, non è mai arrivata al ponte e non è mai tornata all'accampamento, al campeggio. La polizia l'ha cercata per 2 mesi e non ha mai trovato una traccia. Sarà caduta in un crepaccio? Non penso, l'hanno cercata ovunque. La cosa spaventosa è che non era l'unica. Ma tre sono sparite, 4-5 anni fa. Me l'ha raccontato papà. Forse voleva solo spaventarti. Era anche nelle news. Va bene, allora non ti perderò di vista. Pagina decriptata. Mi sento molto meglio oggi. Ovviamente so che Alexander doveva guardarmi come una guardia, ma è ok. Sono andato con lui a raccogliere del legno. Abbiamo parlato delle vecchie leggende, a differenza di papà, ha delle storie interessanti. Non così noiose, come quelle di Siri, qual è il suo nome. Sulle streghe locali, su persone che spariscono, specialmente ragazze. The joke's on you, ok. Ma principalmente ci siamo divertiti un sacco. Alexander ha promesso di mostrarmi una strada per il cuore del labirinto di pietra. È così fico. Alexander mi ha chiesto perché odio tutti al campeggio. Gli ho detto che non odio lui, ma mi ha fatto pensare. Forse perché non mi interessa di loro? O forse perché tutti loro pensano che papà sia così fantastico? E hanno riso quando ho mentito. E hanno riso quando ha mentito su di me.
Sì, ho un'ottima ragione per odiarli. Prova tentazione fisica verso le persone calve. Mario Merola. Scusate un secondo, eh. Direi che allora non ti piace per niente. Ok. Quello dello psilocibo, grazie. Scendi giù da qua, non ci sono più tracce? Basta. Sono tornato alla vecchia. Scusi, mi rifaccia fare sta strada per cortesia. Ok, qua li vedo che camminano e vanno in questa direzione. Sono andati su di qua, giusto? Sono andati su di qua, sono arrivati fino qua. E qua si sono romanticamente accampati. Non vi faccio più vedere il gioco, avete ragione. Scusatemi. Eccolo. Eccolo qua. Ho trovato niente, non vi preoccupate. Ho fatto un giro, qua si torna dalla vecchia. Non è successo niente, non vi siete persi nulla. Qua non vedo niente. Dall'accampamento. Scusami. Vai su di qua e gira di qua. Non direi. Non ho capito questa mappa. Però sì, sembrerebbe. Passa di qua. Il giro di qua. Ah, eccolo qua. C'è una cassettina che non avevo visto. Riposi la cosa qui, grazie. Ehi Don, non ne ho con me, ma ecco un'idea. Per un po' di adrenalina, conosci quei bambini laggiù? Hanno un sacco di roba. Ho controllato quando non c'era nessuno e ho scoperto che lasciano tutto all'aperto. Nulla che una mente perversa e un affare che taglia i fili non possa gestire. Cosa ne dici? Ci divertiamo e ci recuperiamo della roba? Ecco una strana storia per te. Non lontano da Varnsdorf viveva un pio e onorevole cavaliere, conosciuto come Benedict. Era un uomo di fede che un angelo aveva, era un uomo di così grande fede che un angelo gli aveva portato del cibo e il vento portava il suo mantello. Ciao Landone. Ti ho salutato Landone prima. Quando mi capita, io vado su video, chiudo il quadratino in basso a sinistra e ritorno su home. Per i ritardi? No, quando si blocca tutto perché Twitch è stupido. Ah, mi si è rotto Twitch, ok.
Adesso sto usando il cellulare. Va bene. Il diavolo ha tentato per molti anni di sedurre Benedict verso al peccato, ma non è riuscito. Poi un giorno ha trovato un modo. Durante una messa di domenica, il diavolo, vestito come un vecchio gobbo, masticando una pelle di pecora, mentre colpiva i cancelli della chiesa, Benedict ha iniziato a ridere in chiesa. Da quel momento nessun angelo gli ha più portato cibo e nessun vento gli ha portato più il mantello. Il cavaliere allora ha peccato in ogni modo possibile e anche cacciato nei giorni di quaresima. Poi una voce del cielo ha ruggito: Benedict, per quanto caccerai? Il cavaliere ha risposto: per tanto quanto Dio me lo concederà. La risposta arrivò immediata: quindi caccerai fino al giorno del giudizio. Da quel giorno le persone dicono che puoi vedere un'apparizione di un cacciatore selvaggio seguito dal latrare del suo branco da caccia che gira per le foreste. Quello non ci serve. Questo era per il raccontino, davvero? Vabbè, non mi serve, se non mi serve non mi serve. Prendo un altro funghetto. Ma i funghetti, se fisso a questo punto, ricompaiono. Comunque da qua ero sceso ed ero tornato alla vecchia, che era esattamente qua. Quindi questa qua era una deviazione. Noi dobbiamo trovare il modo di passare in questa direzione. Però non saprei assolutamente come. Dice, non c'è più la strada, e quindi dove devo andare? Vecchia malefica, non c'è più la strada. Forse c'è un biglio qua che non ho visto perché ho seguito le orme dei ragazzini, di mia figlia e di Alexander. Non credo. Difatti no. E quindi devo andare in un'altra direzione, secondo voi? A me non sembrerebbe maledizione dover andare in un'altra direzione. Tutto mi fa pensare che io debba... Il fatto che salvi quando arrivo qua mi fa pensare che io debba andare... lì. Sali sulla testa di sto tizio. E vai là e torno indietro, mi risalva. Di qua non passo di sicuro. E hai visto che c'è una luce in effetti nelle cornici. Qua maledizione è tutto
parte mi lavo le mani. Qua è tutta la zona che c'era all'inizio. Però non credo di dover tornare così indietro passando da lì. Io... Ah, che bella idea. Bravo McRage. Bravo, mi ero completamente dimenticato di questa funzione del macigno, del totem. Neanche io me lo ricordo, però quando posso lo faccio perché è igienico. Acqua. L'architettura si sta fottendo sempre di più. Però dove lo posso piantare? Il giorno successivo il re girava senza meta, non poteva perdere la sensazione dello strano uomo e i pensieri inquieti che gli crescevano nella mente. Come poteva questa cosa succedere senza che lui lo sapesse? Più di una volta si è scoperto segretamente guardare la regina e la principessa. C'era qualcosa di strano nel loro comportamento e per quando suonava la campana del pranzo il cuore del re era pieno di sospetto, quello che li aveva avvelenati. Si rifiutava di mangiare il suo cibo, bere del vino per paura di essere avvelenato. Perché sei così triste, mio caro? Gli ha chiesto la regina. Senza una parola, il re si è alzato, ha lasciato la stanza e si è chiuso nelle sue camere. È arrivata la notte e con un altro busta alla sua porta. Il re non ha risposto, ma la porta si è aperta come se non fosse mai stata chiusa. Lì c'era un uomo in verde. Mi credi ora? Ha chiesto lo straniero. Vattene, ha risposto il re. Ma questa volta con meno fiducia che nella notte precedente. Come vuoi, ha detto il visitatore, ancora una volta è sparito nella notte di fronte agli occhi del re. Sì, però dove lo pianto io sta affare? Qua? Qua. E non c'è della terra dove piantare questo affare per passare di lì. Forse non era la strada giusta. Eppure non mi sembra ci siano altre strade se non andare giù da qua. C'è della terra vicino alla bambola. Va bene. La faccia del disappunto.
Permesso. Grazie. Non sto neanche più capendo dove è il sopra e dove è il sotto, posso dirlo. Hop, 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 obla. Ok, c'è una signora alla finestra che guarda delle ciminiere. Direi che chiaramente la strada è questa qua. Arrivo. Daniel? Yes. Ciao tesoro. Ho chiamato la polizia. Hanno trovato qualcosa? Hanno interrotto le ricerche. Perché? Non capisco. Cosa succede? Mi hanno detto di cercare dell'aiuto. Mi hanno dato il numero di telefono. Ho chiamato il numero a uno psichiatra. Tuo amico non può farci qualcosa? Non voglio coinvolgerlo? Non vado d'accordo. Quindi si sono inventati una figlia, sti due? L'hai detto, Daniel, però. Ok, siamo tornati nella zona dell'accampamento. Che era là, difatti, ok. Devo capire come scendere, però. A me mancano un sacco di erbette. Il che potrebbe essere un problema. Qua ci sono i funghi. Allora, affetti dello psilocibo, che giustamente essendo funghi non hanno le radici. Se vuoi morta da tempo non esiste, sono d'accordo con questa analisi. Perché io ci devo fare la pozione del risveglio. Ho bisogno di un sacco di materiali. Che sono tutti dentro l'accampamento qua. Giusto? Qua dentro non vedo nessuno, e va bene. E adesso devo anche andare a cercare Lea. Perché io non so se la roba per fare. La pozione che voglio fare.
perché qua c'è la roba da capire. Parlo, vengo da lei dopo, Lea, aspetti solo un secondo. Arrivo subito. Guardi, mi suona una canzone. Ciao Cesare Italica, quest'anno sono di maturità, mamma mia. Che giovine che sei. Ah. Vi lascio con un secondo di musica mentre io mi tiro tutto la spina dorsale. E ce ne sono una marea anche di queste, eh. Volevo vedere se era cambiato qualcosa qua dentro. Ma mi sembrerebbe di no. Sembrerebbe che per ora sia tutto a posto. Questa porta è sempre chiusa. Esatto, perfetto. Va bene. Allora, andiamo a parlare con Leo. Facciamo prima la pozione. Prima proviamo, vediamo se abbiamo la roba per fare la pozione. Allora, psilocibi ne servono due. N-Bane ne servono... Sì, dovremmo avere tutto, perché lo psilocibo è l'unica roba... Enbegno comunque 2, sì. Allora, facciamo la pozione. Prepariamo la pozione intanto. Mandrake Root Crushed. Due psilocibi interi. Due Enbane Leaves. Ok. Crushed Devil Strumpet Roots. Ok, la pozione l'abbiamo fatta. E io prima di andare a parlare con lei, signorina, vorrei sapere questo. Ah, mi ha decriptato una pagina del diario. E pace. Non voglio vedere Lucy e non le parlerò mai più. Lei e i suoi stupidi ragazzi sono cattivi con me. Vorrei preferire stare con Hetla. Ma nulla può essere nella sua tenda. Ha una malattia e Yane mi ha detto che i suoi genitori vengono a prenderla. Papà è andato con Nina ancora questa mattina. Gli chiederò cosa stanno facendo quando torna. Forse posso cambiare tenda con Yana. Va bene. Signora, non sono nel posto che le trigger il dialogo, lo sa? Esatto. Se rispondessi al cellulare,
Avrei potuto incontrarci più vicino dove eri. Sta aiutando la ragazzina che ti ho detto. Tuo figlio è scomparso in questa foresta. Potrebbe essere rapita, ferita. E tu sparisci per giorni per aiutare una ragazzina che hai appena incontrato? Se non ti non sapessi meglio, avrei pensato che... Non sono sparito per giorni. Sarete poche ore fa. Controllo il tuo cellulare. Sono tre giorni che ti cerco. Non so perché sto ancora facendo questo. Sei fortunato. Se non avessi risposto al mio ultimo text, cosa stai facendo? Perché sei ancora qui? Hai altre persone a cui dar fastidio? Attenta a cosa chiedi. Sono stufo dei tuoi giochi. Hai scambiato tua figlia per la prima persona che hai incontrato a caso. Sei sempre stato così? Hai esagerato. Attenta a quello che dici. Ho trovato un posto del diario. È una cosa d'acqua abbandonata. Su un'altra strada. Comunque bisogno di esercizio. Se vai verso la casa che hai bruciato, vai fino allo stream. L'acqua non c'è più. Scendi nel letto del fiume. And you're saying that there's something worth looking for? I have no idea what you are. Non so cosa stai cercando. Ma la tua figlia è una di queste cose? Stella non è una cosa. According to her journal, secondo il suo diario, lei era lì. So I went and looked for her. Sono andato a cercarla. E cosa hai trovato? Era lì? Was she there? I might be an idiot for trying to help you. Sono un idiota per aiutarti. Ma quel posto è spaventoso e non sono suicida. C'erano voci che venivano da dentro. Mi hanno spaventato e sono scappata. E da allora ho cercato di trovarti. Fai qualcosa per lei. Dato da quanto stai cercando, non c'è molta speranza che sia ancora qui. Ti chiamo se trovo qualcosa. Perché non ti credo? Però c'ha ragione, eh. Dovevi dirmelo prima. Vabbè, fa lo stesso. 2016. Ah, c'è la water plant. Ah no, c'è anche di là. Ecco che pensavo, non avevo mai trovato il mio vecchio diario. Oggi quando ho aperto la tenda era in cima a tutto, così. Ciononostante sono tornate, Alex è qui. Anche se ci siamo scambiati alcune mail, non vedevo l'ora di vederlo di nuovo. Spero che passiamo il tempo soli. Quest'anno sembra che avremo un buon team a differenza dell'anno scorso. Ci potrebbe essere gente simpatica. E ovviamente c'è sempre un'eccezione alla regola. Il cretino si chiama Molo. E la terza cosa più noiosa qui, subito dopo, le zanzare e mio padre. Alex, ci dobbiamo fare attenzione. Sembra che Molo e la sua gang di testa di cazzo stiano cercando vittime. Ciononostante, non dobbiamo farci notare. L'ultima cosa che ho bisogno è che papà sappia di noi. Ma quanti anni avevi? 2016. Ha aggiunto proprio un anno. Ah. Che non ne ho. Però va bene. Buckhorn non mi serve a niente. Tu sì, però no. Che i funghi non li tritassimo e basta, può essere. Eh,
Allora, sì, solo graficamente, mi hanno detto come funzionerà, non si sa un fico secco. Hanno detto di preparare un elaborato sull'argomento che ci hanno dato e basta, non si capisce ancora nulla. Bello. E già giustamente, tu fai la maturità nell'anno più incredibile. La potrai raccontare poi ai nipotini. Cesare Italica, la tua live. La tua maturità, volevo dire. Stavo leggendo i messaggi sulla live e il mio cervello si è spento. Bravo, recupera delle piante intanto che andiamo, va. Allora, si scendeva di qua. Ci sono sempre questi nastrini che mi lasciano perplesso. Ma devo già farne un'altra maledizione. Se voglio sapere sta cosa qua, devo farne già un'altra. Cioè, dura solo per una serie di ricordi. E non so se la roba deve farne un'altra io. La Mandrake ce l'ho. L'Envain non so se ce l'ho. No, bisogna trovare un'altra. No, ce l'ho. L'Envain devo mettere due foglie o un N-Bane sola. Beh, ci sarete da queste parti N-Bane, giusto? Ma qua in effetti c'è un sacco di piante, ce ne sono un sacco in questa zona. L'N-Bane potrebbe essere questa, no? Ah, cerchiamo l'Envain. Tutti i colori del mondo. La liquirizia. Secondo te mi serve la liquirizia? No. Silverweed. Questa è N-Bane. Esatto. Che colore è? È viola. Viola Twitch. Ok, di N-Bane cosa ho bisogno? Foglie di N-Bane. Che non ho. Adesso le ho. E poi Devil Strumpet. Delle radici, ma ce l'ho. Allora, la radice di mandragora. Vedo anche l'altra N-Bane. Fantastico. In realtà la cosa furba sarebbe, allora, la cosa che noi potremmo fare di veramente furbo sarebbe questa. Qui abbiamo una liquirizia. Sarebbe trattare tutte le cose e avere tutti i gli ingredienti preparati già.
Ma non lo faremo. C'è stato dei mancamenti, tu dici, non so. Purtroppo. La Devil's Trumpet cosa mi serve? La radice. E quindi recuperiamo la Devil's Trumpet. Grazie. Allora, stavamo dicendo che qui c'era un ricordo, giusto? Ecco lì il ricordo. Bevi la pozione, drogati. Hai un nuovo cellulare? Papà me l'ha dato il mese scorso, senza ragione. Ero sorpresa, ma è uno buono. Quindi le grandi corporazioni non sono così male, giusto? Lasciami stare. Sono felice che possiamo stare in contatto quando è finito il campeggio. Dove state andando? Zozzoni! Non molto. Vogliono wireless a casa, quindi va bene. Qual è il tuo username? Perché sto seguendo i... Non c'è più l'acqua. Ce l'hanno con qualcun altro. Prego. Gotta be careful. That was too close. Sì, ma dove è uscito? È partito da qua. Figurati. Stop calling me. Dan? I told you. Never call me again. I'll call you if there's anything new. But what? Just shut up. And you'll never see Stella again. What's that? Shit. Hope they were too busy to notice. I should block her. Ma è l'unico cellulare che prende nei bunker della guerra. Della guerra? Sei tu compenetrato con la parete? What's happening out there? Cosa succede qua fuori? È una bella domanda. Sono spaventati dalla bestia, ma perché ti inventi queste cose? Obla. Quindi tutto questo è una metafora dei bambini che scappano da lui. Se lui la bestia. Qui siamo un rapitore, sì, così sembra proprio un rapitore. Sono d'accordo con te.
fuck? E dopo piovono polpette, piovono cervi morti. Va bene. Ho visto che ha salvato. E il maledetto caldo mi ha tirato un mal di testa notevole. Non capisco se sto gioco si fa sempre più confuso, ci sta dicendo cose, sono io che non ci arrivo. Non lo so, credo che sia complicato, una storia complicata da ricostruire, ma mi sembra che gli elementi per fare delle ipotesi ci siano. Va Paolo come con il vento nei capelli e la bandiera dietro. Ma c'è, che c'è, un motivo, c'è un motivo per cui non li tenevo legati, perché sennò mi faccio effetto... Effetto Pantin. Esatto, preferivo le polpette, sono d'accordo. Va bene, io vi ringrazio della compagnia, noi ci vediamo domani sera... con il gioco giusto da fare in home page di Twitch, e c'è una bella avventura grafica. Grazie della compagnia, grazie dei follow, grazie degli hosting, grazie, ci vuole il rallenti dei capelli, va bene. Buonanotte a tutti, ciao.